Allora, questo è tosto, ok? Il protagonista di Petrolio è Carlo, che lavora all'ENI, ed è un brillante catto comunista, ok? Ci sono due versioni di Carlo, cioè due anime in Carlo, una angelica e sociale, l'altra diabolica e sensuale, ok? Una specie di doppia personalità. Però le due personalità si alternano all'interno della stessa vita. Molto spesso, molto di frequente, quindi per gli altri in realtà è come se non ci fossero queste due personalità, è come se fosse solo una persona, una personalità, ok? Ci sono diversi episodi, ok, all'interno di questo libro, per esempio nel 1960 in cui c'è l'arrivo del neocapitalismo che sta ridefinendo il mondo e lui sta aspettando ai parioli in casa sua l'arrivo di suo padre, oppure quando si sposta nel Canavese, rientra a Torino, fa carriera nell'ENI ed entra in contatto con un mondo politico che è molto sporco, molto losco, ok? Oppure quando compie diversi viaggi in Oriente, ha diversi rapporti sessuali discutibili, diciamo così, ok? Non dico come perché sennò vengo totalmente bannato a livello di canale. C'è un momento in cui Carlo, per esempio, si guarda allo specchio e si accorge di essere diventato una donna. Oppure un momento in cui c'è un rapporto orale con 20 ragazzi in una specie di rito, cioè il tutto avviene con questa forma di rito, ok? Di rito religioso, tanto che quando poi c'è un altro rapporto passivo completo di Carlo con il cameriere Carmelo. Quest'atto del sessuale, ok, viene visto come una sorta di elezione religiosa, no? Lui si sente come un eletto e Carlo ha in questo momento di elezione una visione in cui c'è un giovane proletario, merda, si chiama proprio merda, attraverso cui noi vediamo l'opinione secondo, cioè dovrebbe essere così, di Pasolini sulla degradazione dello scenario italiano, della gioventù moderna, dell'arretramento dell'Italia come paese. Avviene quindi, per esempio, un ricevimento ufficiale dove sono presenti tutti i notabili e gli uomini politici del tempo, altri episodi frammentari come una festa ispirata a Dostoevskij e alla sua opera I Demoni, una passeggiata del protagonista in campagna, nella periferia della città. Comunque il tema centrale rimane quello dell'involuzione italiana, ok? Cioè già nel 60 si diceva involuzione italiana. Siamo nel 2020 e vabbè.